La vera natura della Caritas è espressa molto bene nell'aggettivo pastorale, perché l'azione che essa svolge non si limita all'impegno di conoscere e risolvere le molteplici situazioni di povertà. La Caritas parrocchiale, anche quella di San Marco, di Gardone Valtrompi, Enzino e Magno, ha il compito di rendere la comunità consapevole e responsabile della pratica della carità, che si traduce nella fraternità, giustizia, collaborazione, responsabilità, partecipazione, difesa dei diritti, cura della vita. La Caritas parrocchiale di Gardone Valtrompia vede fra i suoi consiglieri Oliviero Zoli, Anna Stival, Diego Raggi, Liliana Botti, Fausta Ambrosi. Alvise Silvestri è il responsabile del microcredito, vicepresidente Giambattista Tanfoglio, presidente Efrem Panelli e direttore responsabile della Caritas Don Gabriele Banderini. Ecco, secondo quello che è un po' anche il modo di sentire comune da quando è nata questa esperienza, anzi potremmo meglio dire questa presenza, la presenza della Caritas in Italia, ecco che ha acquistato valore anche nelle comunità parrocchiali, quello che è sempre stata una presenza di vicinanza alle persone in difficoltà, a chi in un modo o nell'altro, ecco, molto spesso da sempre nella storia si rivolgeva alla parrocchia, al parroco o comunque a coloro che si dichiaravano cristiani per ricevere un aiuto in qualche momento di effettiva difficoltà. Ecco, tutti sanno come è nata la Caritas in Italia, siamo negli anni 70, Monsignor Luigi Digliegro ha questa intuizione a Roma e diventa la Caritas qualcosa di bello, originale e anche diversificato allo stesso tempo, perché Caritas vuol dire tante cose, può essere in una realtà che la Caritas coordini iniziative già presenti, gruppi, associazioni, chi si interessa delle realtà delle persone in difficoltà. In altre situazioni, anche come il caso nostro qui della Caritas San Marco, ecco, c'è un intervento diretto di aiuto, secondo ecco, poi quelle modalità che giustamente sono gli operatori stessi a illustrare, sia di aiuto diretto alle persone e con i pacchi viveri, come anche realtà legate alle difficoltà economiche, e quindi c'è per esempio questa esperienza nuova del microcredito e di aiuto anche altre persone in difficoltà bancarie. Ecco, però tutto questo ha sempre comunque questa finalità, la vicinanza alla persona, ma secondo quello che è l'esperienza della Chiesa, della comunità cristiana, che vuol dire anche una solidarietà universale. Questo è molto interessante. Adesso noi vedremo poi anche i risultati del sondaggio che la nostra Caritas ha fatto nelle nostre parrocchie per cogliere qual è la percezione dei fedeli cristiani rispetto al suo ruolo. Però di fatto noi abbiamo come ambito di azione non solamente coloro che appartengono alla nostra fede, alla nostra cultura, alla nostra tradizione, che condividono il nostro essere Chiesa, ma l'attenzione è a tutte le persone in difficoltà. Questo perché la solidarietà universale è proprio tipica del cristianesimo. Ma qual è l'idea di raggruppare sin dall'inizio le tre parrocchie di Gardone Valtrompia, di Enzino e di Magno nel modo più completo possibile, mantenendo del resto la individualità delle stesse tre parrocchie? Diciamo che in partenza questa evoluzione di collegamento con le tre parrocchie derivava dal fatto anche dell'assetto del territorio, perché il comune civile comprende tutte e tre le frazioni e quindi sembrava assurdo andare a frazionare la popolazione.
Per cui abbiamo deciso di partire subito con questa diciamo, situazione di coinvolgimento con le tre realtà parrocchiali per avere poi un quadro generale, e in prospettiva si è dimostrato vincente anche per il fatto che poi sono venute e stanno venendo tutte le unità pastorali. Quindi noi abbiamo, diciamo, un po' preannunciato i tempi di questa unità pastorale. In questo periodo la Caritas di Gardone Valtrompia ha sottoposto ai parrocchiani un questionario invitandoli a compilarlo. Benché naturalmente si tratti di uno strumento imperfetto, la Caritas ritiene possa essere utile accogliere se e quando il principio di accoglienza e servizio verso le persone più fragili siano riusciti a germogliare e a dare frutto. Diciamo anzitutto che è il modo di cercare di farci conoscere un po' meglio, per sfatare quello che tante persone dicono: ma la Caritas c'è anche a Gardone, e la cosa dà molto fastidio perché siamo 11 anni presenti sul territorio. Secondariamente, siccome siamo dei volontari tutti anche un po' anziani, cercheremo di sensibilizzare un po' meglio l'opinione per creare la base futura per avere altre persone che ci possono aiutare e continuare questo cammino di volontariato che si è dimostrato anche in quel periodo del Covid un cammino che ha aiutato tantissime realtà e tuttora ne continuano nuovamente a sorgere. Noi abbiamo in carico 300 famiglie, delle quali 80 possono usufruire dei pacchi viveri, e di più non possiamo, anche per il fatto che i nostri fondi derivano unicamente da contributi di persone che ti fanno l'offerta in chiesa o ti portano la bustina qui, e non abbiamo nessun'altra possibilità di ampliare il raggio di aiuto. La Caritas parrocchiale San Marco di Gardone Valtrompia in Zino e Magno, che ha sede in via Don Zanetti numero 1 a Gardone Valtrompia, ha sicuramente tante attività in atto in questo periodo, come ad esempio il centro di ascolto e l'attività di briciole lucenti. Una sintesi da parte del direttore Efrem Panelli. Sì, sono completamente vive, e posso accennare al fatto che partendo dall'ascolto la persona comincia a essere un po' conosciuta, fa, diciamo, fra virgolette, una confessione con la quale si riescono a capire le vere esigenze, e successivamente questa richiesta la giriamo al nostro vice Tanfoglio Giambattista, che predispone i pacchi viveri e quando necessita il giovedì c'è anche lo sportello abiti, per cui ci sono abiti usati però già ben selezionati dalle persone che volontarie, sono 5 o 6 donne che vengono a dare una mano, per cui anche queste esigenze di carità riusciamo a svolgerle. Oltre a queste ci sono altre situazioni di carattere anche un po' finanziario. Abbiamo delle persone che hanno ad esempio il sovraindebitamento, cioè per cause veramente di forza maggiore si trovano non più riuscire a gestire la piccola pensione, il piccolo stipendio, e le varie finanziarie si addossano velocemente e le mettono completamente in difficoltà. Noi abbiamo uno sportello con Brescia il quale ci ha già risolto parecchi casi, e di questo sportello si interessa al Vise, che poi dirà anche a lui il suo parere. La Caritas parrocchiale San Marco di Gardone Valtrompia in Zino e Magno, come tutte le Caritas, ha certamente bisogno di fondi per la gestione di tutte le attività. Quali le iniziative a livello locale per la raccolta di fondi? Noi solitamente durante l'anno facciamo 2 o 3 bancarelle del libro che ci rendono abbastanza bene, e con questi fondi mandati al magazzino Ottavo Giorno di Brescia vengono raddoppiati e danno la possibilità di prendere prodotti alimentari. Affianchiamo anche a questo il discorso che abbiamo fatto negli ultimi 5-6 anni, la raccolta di farmaci per bambini con le 2 farmacie comunali,
E abbiamo sempre visto che notevole è stata la risposta e la generosità dei cittadini di Gardone, e abbiamo potuto aiutare famiglie e bambini, oltre ad altre associazioni che necessitano di tali prodotti. Il progetto Microcredito è il progetto che coinvolge la realtà zonale delle parrocchie della Media Valtrompia e si organizza in centri di ascolto con sede nelle singole parrocchie, ma per il territorio di Gardone Valtrompia le tre parrocchie di Gardone, Inzeno e Magno confluiscono nella Caritas, in cui si trova la sede e la segreteria zonale di coordinamento. Il progetto Microcredito. Microcredito è un prestito che viene erogato a famiglie in difficoltà che comunque hanno un minimo di reddito per poterle poi rimborsare, ed è uno strumento che qui in valle assieme alle altre parrocchie abbiamo avviato nel 2014, e fino a quest'anno abbiamo erogato nella Valtrompia, quindi dalle parrocchie di Villa Caccina fino a Gardone, comprendendo Polaveno, 230.000 euro e un'ottantina di pratiche, di cui la gran parte sono nella parrocchia di Gardone e Inzino. Riguardano un'ottantina di famiglie, di cui diciamo all'85-90% sono stati rimborsati. E purtroppo una parte, sia perché per motivi diciamo di difficoltà, perché hanno perso lavoro nel frattempo, oppure sono emigrati all'estero come tanti extracomunitari, alcuni in Francia, altri in Belgio, e ci siamo trovati a esaurire il plafond che avevamo messo a garanzia presso la Cassa Padana, che ci ha consentito di poter erogare prestiti fino a tre volte, anche quattro, il capitale sottoscritto dalle parrocchie, che era circa una ventina di 20.000 euro. La legge numero 3 del 2012, meglio nota come legge sul sovraindebitamento, consente di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche. Le regole previste da questa legge permettono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti sulla base delle proprie reali disponibilità. La Caritas di Gardone Valtrompia in prima linea sulla legge del sovraindebitamento. Si tratta di una legge che consente di poter estinguere la propria posizione debitoria, ed è stata già utilizzata qui in zona da 5 famiglie, di cui 3 già l'hanno ottenuto e 2 le abbiamo in corso di perfezionamento. Può diciamo dare serenità a chi ha troppi debiti per poterli poi dopo chiaramente convertire in un piano di rientro stabilito dal Tribunale, in condizioni che possono consentire di sopravvivere senza essere presi per il collo né da finanziarie né da... Un interessante progetto che ha avuto notevoli sviluppi e molta incidenza nella realtà locale da parte della Caritas è certamente il progetto Briciole Lucenti. Briciole Lucenti è uno strumento che ti consente di poter pagare a chi è in difficoltà delle bollette o degli affitti e che ci vengono poi rimborsati ogni 6 mesi da un fondo che è istituito presso la Curia, quindi è un fondo che viene poi rimborsato come finanziamento alle parrocchie, quindi ogni 6 mesi ci ritornano questi soldi che noi anticipiamo per poter, ed è uno strumento che è già stato utilizzato anche questo in alcuni casi proprio di difficoltà, spese farmaceutiche oppure anche affitti non arretrati.
Prosegue da parte della Caritas di Cardone Valtrompia la fase attiva il progetto Sostegno Occupazione con la Caritas Diocesana, Caritas Parrocchiale, Cardone Enzino e Magno. È un progetto e un impegno atto alla ricerca di posti di lavoro, contribuendo in particolare al versamento di contributi alla ditta che assume lavoratori a seconda la tipologia del contratto. Il direttore Efrem Panelli. Mi riallaccio velocemente al discorso dello sportello lavoro per dare una qualche delucidazione più approfondita. Noi solitamente facevamo sportello lavoro limitato alla zona della Caritas, cioè Cardone Enzino e Magno, in collaborazione con la Caritas Centrale di Brescia. Adesso, proprio notizia della settimana scorsa, risulta che sono state cambiate tutte le zone e Cardone dovrebbe prendere da Concesio fino a San Colombano tutte le richieste lavorative. Ma considerato che il progetto precedente è stato un po' sterile in quanto le offerte di lavoro non erano proprio specializzate, a questo punto Brescia ha ritenuto opportuno coinvolgere anche delle agenzie interinali. Quindi l'anno prossimo cominceremo a raccogliere le richieste e ci collegheremo direttamente con queste agenzie che ci daranno una corsia preferenziale per quanto riguarda il lavoro, che per quanto riguarda l'eventuale indirizzo per scolastico per avere una maggiore esperienza lavorativa. Io a questo punto dico, siamo in pochi, però ci diamo da fare, la Caritas non ha colore, è un gruppo di persone che veramente sente questo bisogno di aiutare il prossimo nello spirito evangelico, e a questo punto vi facciamo tanti auguri. Con Giovanni Rinaldini, assessore allo sport della Comune di Marchino, facciamo un po' il punto dell'attività sportiva qui in questo centro della Valtrompia. Il Comune di Marchino è sicuramente un comune ricco di un tessuto di associazione ormai radicato da tantissimi anni, non solo sportivo ma anche dal punto di vista sociale. Le realtà sportive presenti nel nostro territorio racchiudono, oltre a quelle legate al karate e alla ginnastica di cui abbiamo parlato relativamente all'impegno di Mario Fausti, anche le attività della scuola calcio della parrocchia di Marcheno, della parrocchia di Brozzo, l'attività nuova ormai che è partita da qualche anno relativa alla polisportiva che si occupa della promozione della pallavolo e che racchiude veramente un grandissimo numero di atlete e che, alla quale auguriamo di proseguire con un'attività per molto tempo. Ospitiamo anche la scuola basket del basket Sarezzo all'interno della palestra comunale di Marcheno, con l'obiettivo di promuovere l'attività appunto sportiva anche del basket e magari, chi lo sa, trovare anche qualche atleta in grado poi di seguire la prima squadra e quindi andare a far parte del basket Sarezzo. Lo Sci Club Pezzoro ha organizzato domenica scorsa alla Maniva un open day per bambini e ragazzi per far conoscere la affascinante disciplina dello sci alpinismo, che è stata inserita nel calendario olimpico di Milano Cortina 2026. È stata anche l'occasione per consegnare ai giovani della squadra dei presenti, con lo scopo di cementare lo spirito di gruppo e mostrare l'attaccamento della società valtrumplina ai propri atleti. Confermato anche l'appuntamento con la tradizionale rampegada per domenica 16 gennaio 2022. Matti che sta iniziando un percorso nuovo. Soccorso al tiro. Vuoi il bacio? Ragazzi, grazie. Mattia si sta avvicinando al soccorso alpino e a una gara importantissima che è il Sella Ronda. Okay? È intervenuto come ospite d'onore all'Open Day dello Sci Club Pezzoro anche il responsabile per lo sci alpinismo della Fisi delle Alpi Centrali, Mattia Pegurri, che ha sottolineato l'impegno costante della società nei confronti delle giovani generazioni. Devo fare i miei più sentiti complimenti allo Sci Club Pezzoro e al suo presidente, perché la manifestazione di oggi sembra ha successo, e grazie comunque anche ai loro sforzi e grazie anche del suo invito, e credo che siano di quegli sci club che stia lavorando in maniera concreta sul territorio
e il suo lavoro sta pagando, perché il ritorno di ragazzi e presumo anche di visibilità per questa disciplina è legata al, legata a questo C-Club. Il Comune e la Polisportiva Lodrino inviano alla comunità ed ai nostri ascoltatori gli auguri di buone feste. Vediamo insieme il video realizzato dal consigliere delegato allo sport del Comune di Lodrino, Katia Prandini. Sono Katia Prandini, la consigliera delegata dello sport qui a Lodrino. Eccoci giunti alla fine del 2021, un anno complicato ma fatto di ripartenze. Dal punto di vista amministrativo è stato un anno molto intenso, sono stati realizzati diversi progetti e tanti altri sono ancora in cantiere. Per quanto riguarda la polisportiva è ripartita a pieno ritmo, a settembre sono stati organizzati corsi di vario genere e per ogni età e inoltre si è intrapresa la collaborazione con la polisportiva di Pezzase per quanto riguarda la pallavolo. A Cilodrino, come ha avuto l'occasione, è tornata in campo, continua anche lei la collaborazione con la Città Vernole per quanto riguarda il settore giovanile, mentre qui presso il nostro centro sportivo si disputano 5 squadre da 12 anni in su, giocano qui il campionato, tutti stanno svolgendo un'ottima prestazione, ma i miei complimenti vanno alla prima squadra che ha chiuso la classifica invernale in vetta alla classifica. Non possiamo che essere soddisfatti di quest'anno per il funzionamento di questa piastra polivalente che è diventata il centro di tutti gli eventi sportivi e non solo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si prestano per il bene del paese e in particolare modo i miei colleghi amministratori per il loro straordinario impegno. A nome di tutta l'amministrazione comunale auguro buon Natale e felice anno nuovo. È stato un inizio di stagione con il botto, quello dello Sci Club Concesio, che ha presentato il programma della sua attività i primi di novembre alla presenza degli atleti della Nazionale Paralimpica Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli. Per la società del presidente Paolo Del Cassi si prospetta un 2022 piuttosto intenso. Il 13 febbraio a Montecampione si terrà la gara di fine corso per il trofeo dello Sci Club Concesio Terzo Memorial Jan Possi. Il 6 marzo è programmata la gita sociale sullo sci aperta a tutti i soci sulle montagne di Folgaria. In primavera si terrà poi una serata di approfondimento sul tema della montagna e dello sport presso la biblioteca comunale di Concesio. Si chiuderà infine con una giornata estiva a Montecampione in ricordo di Jan Possi. Gli auguri a tutti i soci e ai nostri ascoltatori da parte del presidente della società Paolo Del Cassi e dalla consigliera Giulia Righini. A nome del direttivo dello Sci Club Concesio vi auguriamo delle serene festività natalizie e un proficuo inizio d'anno. La neve è caduta copiosa e noi vi aspettiamo sulle piste. Ciao a tutti, noi dello Sci Club Concesio volevamo augurarvi un sereno e felice Natale e un buon inizio anno. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti sulle piste. Ciao! Il Valtrompi a calcio chiude un anno difficile legato alle problematiche Covid, ma sostanzialmente positivo sia per la prima squadra che per i tanti giovani che si allenano nel centro sportivo Redaelli. Gli auguri a tutti da parte del presidente della società Tiberio Assisi. Ci apprestiamo a vivere di nuovo il Santo Natale. Quest'anno è stato un anno ancora difficile perché ha visto una prima parte dell'anno cadere nell'incertezza, avere un'interruzione di tutte le attività sportive di grandi difficoltà. Abbiamo avuto invece una seconda parte dell'anno dove finalmente abbiamo potuto ripartire con una discreta regolarità e quindi ci troviamo oggi a ricordare questa ricorrenza nel pieno esercizio delle nostre attività e finalmente abbiamo potuto davvero di nuovo riunire in un campo di calcio tutti i nostri giovani atleti e non solo quelli giovani evidentemente, ma tutte le categorie, il che ci ha reso contenti di poter svolgere quella che è la nostra attività. Siamo in un periodo dove ancora le minacce di questo virus incombono su di noi, però davvero con la volontà e l'attenzione di tutti spero che si riesca a chiudere la stagione ed a avere tutta quella continuità e quella socialità che la nostra attività
ci permette di avere. Abbiamo avuto un anno dove ci sono state tutta una serie di purtroppo di persone che ci hanno lasciato, a cominciare dal papà per finire con proprio in questi giorni Fabio Pedretti e tutta una serie di amici che nel frattempo ci hanno lasciato. Li ricordiamo naturalmente con grande affetto e approfitto evidentemente per fare a voi e a tutte le vostre famiglie, collaboratori, giocatori, tecnici e famiglie tutte davvero i più fervidi auguri di un buon anno e speriamo di un buon Natale e, di un, e nella speranza che l'anno prossimo davvero possa essere un pochettino più sereno e più disteso per tutti quanti noi. Un buon Natale a tutti. Il Lumezzane Women si è laureato campione d'inverno in eccellenza femminile e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Le ambizioni del team rossoblu sono note, mentre c'è da registrare un forte incremento del numero delle tesserate, arrivate ormai a quota 90. Registriamo con piacere gli auguri da parte della prima squadra, della formazione juniores, della squadra under 15 e delle più piccole. Tanti auguri di buon Natale e buone feste dalla prima squadra femminile ai lumezzanesi e gli abitanti della valle! Auguri! Di buon Natale dall'FC Lumezzane Women. Auguri! Tanti auguri di buon Natale e di buon anno dal Lumezzane femminile under 15 ai lumezzanesi e agli abitanti della Val Trompia. Auguri! Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Forza Lume! Tanti auguri di buon Natale a tutti i cittadini di Lumezzane, da Lumezzane Woman e un felice anno nuovo. Lumezzane Woman augura a tutti i lumezzanesi e gli abitanti della Val Trompia un sereno Natale e un felice anno nuovo. Auguri! Buon Natale e felice anno nuovo a tutti, da Lumezzane Woman. Carlo Mangiarini, General Manager della casa di spedizioni Elsie Servi di Brescia. Se ne va un anno di grande crescita per le spedizioni internazionali, ma anche per l'economia della Val Trompia di Lumezzane. Sì, è stato un anno positivo, dove sia le importazioni che le esportazioni sono tornate a crescere. È stato però anche un anno complicato per quanto riguarda la difficoltà a trovare gli spazi sulle navi e sugli aerei e per quanto riguarda la difficoltà a reperire i container dove poter caricare le merci. Ad un aumento del traffico è corrisposto anche un aumento considerevole dei costi di trasporto aereo e marittimo. Sia i noli aerei che marittimi sono aumentati in maniera notevole nel corso di tutto l'anno e nella fattispecie per quanto riguarda il trasporto marittimo c'è stato un cartello tra le poche compagnie di navigazione che controllano il 90% del mercato e queste stanno facendo un'importante speculazione e non si prevedono purtroppo delle riduzioni neanche nei primi sei mesi del 2022. L'introduzione dell'obbligo doganale verso il Regno Unito ha indubbiamente complicato le cose a livello burocratico. Dal 1 gennaio del 2021 sono diventate obbligatorie le formalità doganali per quanto riguarda gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Grazie però, bisogna dire, all'accordo tra queste due parti, le merci di origine preferenziale non pagano i dazi di importazione e quindi il volume degli scambi commerciali ha addirittura conosciuto un lieve aumento rispetto all'anno precedente. La sua ditta opera da moltissimi anni nel campo delle spedizioni ed è in ulteriore fase di crescita. Come si prospetta il 2022? Il 2022 sarà caratterizzato da una forte incertezza legato sia alla situazione macroeconomica e politica a livello internazionale, sia per quanto riguarda l'inflazione che va a erodere il potere d'acquisto dei consumatori e delle aziende e non per ultimo anche la forte incertezza legata alla situazione sanitaria e pandemica a livello internazionale. Vuole mandare un augurio ai clienti di Lumezzane e Val Trompia che già ci sono e anche a quelli che ci saranno in futuro? Auguro a tutti gli amici e clienti della Val Trompia e di Lumezzane un sereno Natale e un buon inizio d'anno 2022. La società Aspiratori Hotelli di Salezzo è ormai un'istituzione per il ciclismo dilettantistico bresciano e per la Val Trompia.
Nel corso della stagione abbiamo dedicato un ampio spazio all'attività dei più piccoli del pedale bresciano, mentre abbiamo ricordato anche i trascorsi nella società seretina del campione olimpico del mondo Filippo Ganna e del promettentissimo Michele Gazzoli, a conferma dell'ottimo lavoro che il sodalizio saretino continua a svolgere con i più giovani. Raccogliamo con estremo piacere gli auguri della storica società ciclistica attraverso la voce di una delle cicliste più piccole. Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti! I Centurioni Rugby sono una splendida realtà della nostra valle. Durante il 2021 è stato inaugurato ufficialmente il nuovo centro sportivo di Villa Carcina, che ospita le partite della prima squadra, della squadra di Serie C, delle ragazze della Lilium, delle vecchie glorie di tutto il settore giovanile. Il general manager della società, Luca Raza, ricorda le finalità del progetto del rugby in Valtrompia, cogliendo l'occasione per formulare gli auguri di fine anno. Buonasera a tutti. Questo piccolo messaggio per Più Valli TV, un nostro collaboratore, un nostro amico, uno che ha dato la possibilità a noi di farci conoscere anche in Valle Trompia. Veniamo da sicuramente un anno, meglio, qualche anno difficile, però la consapevolezza di aver ormai consolidato le nostre basi, le nostre radici, parte dai numeri che stanno aumentando. I bambini piccoli hanno appena terminato domenica un torneo, eravamo più di 200 bambini sul campo, il nostro club oggi vanta 400 tesserati e credo che sia un orgoglio non solo per la Valtrompia ma per la provincia di Brescia. Siamo un club che sicuramente sta lavorando tanto anche sul sociale e quindi serve tutto quello che è la pubblicità per farci conoscere e farvi venire qui anche nel nostro ristorante per ancora di più condividere quello che è la nostra struttura. Ringraziamo Più Valli TV per questa possibilità che ci ha dato e ripeto, nonostante siano stati anni difficili, questa cosa ci ha permesso, insieme anche ad altre, di farci conoscere sul territorio e di ampliare sempre di più i nostri spazi e le nostre possibilità per i ragazzi, per la prima squadra che oggi milita in Serie A, per la Serie C, per le ragazze che affrontano un campionato di Coppa Italia di Serie A e per tutto il settore giovanile che insomma sta crescendo continuamente. Un ringraziamento speciale ai nostri collaboratori, quelli che sono dietro le quinte, quelli che non si vedono ma che lavorano tanto, accompagnatori, segreteria, allenatori e tutto il comparto insomma dirigenziale. Un saluto a tutti e buon Natale!